Mercoledì 26 novembre, benvenuti a Fatti e Misfatti, l'appuntamento del mercoledì dedicato all'approfondimento giornalistico di un fatto di cronaca. Quest'oggi voglio, ecco, iniziare ricordando la giornata di ieri. Ieri è stata celebrata un po' in tutto il mondo la giornata mondiale della violenza sulle donne e un po' in tutte le città si sono svolte iniziative proprio per ricordare le vittime femminili, ovviamente, di violenza. Quest'oggi invece voglio, così entriamo subito nel vivo della trasmissione, ricordare un'altra data. Il 5 giugno viene celebrata a livello mondiale la giornata dell'ambiente, una giornata che è stata proclamata tale nel 1972 dall'Unione Generale delle Nazioni Unite. Si parlerà dunque di ambiente quest'oggi, partendo ovviamente dal fatto di cronaca. Purtroppo l'ambiente è sempre più preso di mira da scellerati che lo deturpano e rendono invivibile quella che invece è una preziosa risorsa per tutti quanti noi. E vado subito a presentare gli ospiti di quest'oggi. Abbiamo ecco, parlavamo di donne, quindi la precedenza alle donne. Abbiamo il commissario capo Valeria Flore del Corpo Forestale dello Stato del Comando Provinciale di Bari, Buongiorno. il dottor Giovanni Misceo, comandante invece provinciale del Comando Provinciale di Bari del Corpo Forestale dello Stato, Buongiorno. ma abbiamo quest'oggi, come oramai tradizione per fatti e misfatti, anche degli studenti, dei giovanissimi studenti. E sono i ragazzi, gli studenti dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Archimede di Barletta, accompagnati da una professoressa, la docente, la professoressa Silvana Chiumeo, e a nome insomma, di Fatti e Misfatti voglio ringraziare anche Grazie a il voi. Buongiorno. dirigente scolastico, la professoressa Anna Ventafridda. Ecco. Perfetto. Siamo ad inizio puntata, vi ricordo subito anche i numeri di telefono con i quali poter interagire con noi in studio, lo 080 898 4954. Per ecco, rivolgere delle domande ai nostri ospiti, domande che possono essere rivolte anche attraverso WhatsApp, al numero 333-718-9933 e i numeri stanno andando in sovraimpressione. Quindi dicevamo ambiente, si parlerà di ambiente, avremo anche dei collegamenti telefonici, delle interviste. Voglio darvi però, ecco, subito alcuni dati che inquadrano meglio forse il fenomeno qui in Puglia. Sono dati estrapolati dal rapporto Ecomafia di Legambiente. La Puglia è la terza regione in Italia per quanto riguarda i reati ambientali, con 2.931 infrazioni accertate nel 2013, quindi l'anno di riferimento è lo scorso anno. 2.579 sono le persone denunciate, 28 arresti e 1.028 sequestri. Guarda caso, purtroppo, diciamo, la maglia nera viene rivestita dalle province proprio di Bari e Foggia, sono al quinto e al sesto posto nella classifica. Emerge poi dal rapporto sempre di Ecomafia 2014 che i reati ambientali più gettonati, per così dire, sono quelli legati al ciclo illegale dei rifiuti. Quindi anche connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti, l'abusivismo edilizio, il racket di animali e anche l'archeomafia. Allora, comandante Misceo, qual è la situazione? Questi un po' sono i dati generali della Regione Puglia. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Bari, qual è la situazione? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto. Un po' l'ha anticipato lei. La situazione è una di quelle situazioni che fanno un po' riflettere. Tra l'altro noi siamo impegnatissimi appunto per quanto riguarda l'attività di repressione e prevenzione rispetto al ciclo dei rifiuti. Abbiamo anche stipulato un protocollo nazionale con la distrettuale antimafia. Per cui è una situazione che ci vede costantemente sostanzialmente impegnati. E i numeri sono quelli, adesso dirò altre cose dopo, che lei ha anticipato, ma che sono purtroppo da confermare.
Parlavamo ecco, di ecomafia, del rapporto ecomafia giunto, se non sbaglio, alla 21ª edizione. Tra l'altro anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si è complimentato con gli attivisti di Legambiente per questa opera che ogni anno, di monitoraggio che ogni anno esercitano sull'intero territorio nazionale. Parlavamo quindi di ecomafia, abbiamo ascoltato Francesco Tarantini, il presidente regionale di Legambiente, e sentiamo che cosa ha detto a proposito proprio di questi reati ambientali. Grazie Giampaolo. Chi può negare che l'ambiente è distrutto? Rispettarlo è un dovere che tutti dovrebbero osservare. Introduco l'ospite di oggi partendo da una frase posta sulla homepage di Legambiente Puglia. Da soli non si può, in tanti, per fare un'Italia più bella. Presidente, le vostre iniziative sono definite da tanti come una Bibbia ecologica. Ma più che una Bibbia sono prese molto in considerazione perché il tratto che caratterizza Legambiente da sempre, da 35 anni, da quando è nata, è appunto quello dell'ambientalismo scientifico. E quindi noi proponiamo, non denunciamo solamente, ma proponiamo poi delle soluzioni che si possono concretizzare, a differenza di chi oggi molto spesso fa ambientalismo, come lo definisco io, pirotecnico, o ambientalismo monastico, cioè si limita da casa propria a scrivere o a dare dei suoi suggerimenti. Suggerimenti, commenti, osservazioni solo ed esclusivamente sui social network. Aria, mare, terra, tutto ormai è inquinato. Voi da tempo vi battete affinché vengano definiti delitti ambientali anche una voce nel codice penale. Discariche abusive, falde acquifere inquinate, sequestri agroalimentari e raccolta differenziata come nella nostra città. Insomma, Presidente, qual è la vera e reale situazione che oggi il cittadino ha di fronte? Ma noi siamo molto preoccupati perché da qualche anno a questa parte la Regione Puglia nella classifica delle illegalità ambientali è salita al terzo posto e addirittura nel ciclo illegale dei rifiuti è al secondo posto dopo la Campania per numero di reati, nell'ultimo rapporto Ecomafia è al secondo posto con 469 infrazioni accertate. L'unica cosa, quello che noi ripetiamo dal 1994, da quando abbiamo presentato per la prima volta il rapporto Ecomafia in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri è che bisogna rendere più efficace il sistema penale ambientale, quindi bisogna introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale perché oggi sia la magistratura che le forze dell'ordine operano in un contesto normativo ancorato a un sistema sanzionatorio penale di tipo contravvenzionale e quindi l'unico delitto previsto contro l'ambiente è quello di traffico illecito di rifiuti. Ed è l'unico delitto che sta dando i suoi risultati e che prevede la reclusione fino a 6 anni per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti o sale fino a 8 anni in caso di traffico illecito di rifiuti radioattivi. E la Puglia in questi anni, dalle sue entrate in vigore dal 2002 ad oggi, ha visto ben 44 inchieste ai sensi dell'articolo 260 del codice dell'ambiente, che è appunto il delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti. Veniamo nella nostra città, Corato, che è da un po' di tempo ormai viene pubblicizzata dall'amministrazione questa famosa raccolta porta a porta, ma poi la domenica c'è uno stop dove il lunedì ci si incappa in immagini poco ragguardevoli per quanto riguarda l'ambiente. Ma io, come molti ricorderanno, sono nato come presidente della Lega Ambiente di Corato prima di diventare presidente regionale e ho diretto la Lega Ambiente a Corato per ben 15 anni. Mi dispiace che dopo tanti anni, dopo 20 anni da quando io sto in Lega Ambiente, continuo a vedere nella mia città il fatto che non decolla la raccolta porta a porta. Allora, innanzitutto il fatto che di domenica dobbiamo tenere le immondizie in casa.
casa e il paradosso legato al fatto che le discariche stanno andando in emergenza in Puglia, molte sono sequestrate, vengono sequestrate e quindi di conseguenza si invita i cittadini a tenere i rifiuti in casa. Quello che non si continua a fare è una raccolta differenziata seria e quindi porta a porta e quindi abbandonare la raccolta stradale, ma la raccolta porta a porta deve essere fatta su tutta la città, perché se si fa solo in alcuni quartieri, i cittadini che sono abituati al cassonetto stradale tenderanno a portare i rifiuti negli altri quartieri e quindi andranno a creare una sorta di discarica vicino ai cassonetti negli altri quartieri. Io continuo a non capire perché Corato si ostina a non fare il porta a porta su tutta la città. L'ha fatta città come Andria, di 104.000 abitanti, l'hanno fatta tanti altri comuni in Puglia che ogni anno premiamo con comuni ricicloni, continua a non farlo a Corato, che tra l'altro Corato, rispetto ad altri comuni, non per Corato non vale il divieto della legge 24 del 2012, cioè il fatto che Corato ha una società in house, quindi non valgono i divieti di questa legge, quindi poteva già partire con questa raccolta differenziata porta a porta. Presidente, parlando proprio di amministrazioni, che tipo di rapporto lei incontra con le istituzioni quando ci si parla di ambiente? Ma noi abbiamo un rapporto da sempre molto buono, sia con la Regione sia con le amministrazioni di qualsiasi colore politico, perché noi cerchiamo, come dicevo poc'anzi, di entrare nei processi decisionali, cerchiamo di cambiare, non ci limitiamo solo a contestare. Abbiamo da sempre avuto un rapporto buono con l'ANCI anche, che è l'Associazione dei Comuni Italiani dell'ANCI Puglia, e cerchiamo con i comuni di trovare delle soluzioni. È ovvio che non tutte le amministrazioni sono sensibili in modo particolare ai temi ambientali, però noi cerchiamo di sensibilizzarle, cerchiamo di creare dei giochi di squadra, perché solo questi possono portare delle soluzioni, anche se è ovvio la crisi economica sta schiacciando, lo vediamo dai nostri rapporti, le pubbliche amministrazioni sempre più nell'ordinaria amministrazione. Veniamo alle vostre campagne di sensibilizzazione mirate più di tutto ai bambini e ai giovani che coinvolgete in massa, per far emergere ovviamente che ci sia in loro un domani, una vita ecosostenibile. Ma noi con le nostre campagne vogliamo sensibilizziamo non solo le pubbliche amministrazioni ma anche i cittadini. Le campagne rivolte agli alunni, alle scuole sono tantissime, da quella sui rifiuti al percorso sulla criminalità ambientale. Adesso sta per partire una nuova campagna che spiega ai cittadini la pericolosità dell'amianto, perché purtroppo ci sono tanti siti di amianto abbandonati. Ricordiamo, la fibra di amianto, l'Eternit, è stata messa al bando dalla legge 257 del 92, però molti siti non sono bonificati, aumentano purtroppo le insorgenze di patologie tumorali legate ad una esposizione inconsapevole da parte dei cittadini. Tante campagne di sensibilizzazione a cui partecipano molto volentieri soprattutto gli alunni e i cittadini. L'ultima che ha avuto grande successo è la festa dell'albero. Noi abbiamo rilanciato l'importanza dell'albero, che è un importante alleato non solo perché ci dà ossigeno, ombra, ma soprattutto è un alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e soprattutto nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Ricordiamo che la Puglia, in questi anni, sono cresciuti in Puglia i comuni a dissesto idrogeomorfologico, quindi a rischio frane, alluvione, e sono passati da 48 a 200, sicuramente perché si è costruito molto e male e quindi c'è stato un grande consumo di suolo, e questo significa che, sconvolgendo l'assetto idraulico del territorio, tutta questa cementificazione poi porta i danni, porta tutto questo unito agli sconvolgimenti climatici, ci porta a danni tipo quelli che sono successi sul Gargano anche in provincia di Taranto. Per concludere, Presidente, dove traghetterà la Puglia ambientale per il 2015? Ma noi abbiamo stilato un decalogo di cose non fatte in questi anni dalla uscente amministrazione Vendola, e questo decalogo di cose non fatte, a partire appunto da una Puglia virtuosa sui rifiuti, perché ricordiamoci che sui rifiuti la Puglia è ferma a una misera percentuale, media percentuale del 27%, la Campania ha una percentuale media del 44%, ha superato addirittura il 42% di una regione virtuosa come la Toscana, e
purtroppo la Regione Puglia continua a smaltire il 59% dei suoi rifiuti ancora in discarica. Ecco perché poi si chiede ai cittadini di mantenersi i rifiuti in casa la domenica, e speriamo che non... chiederemo ai cittadini, visto che aumentano anche le tasse, la Tari, di non tenerseli anche durante la settimana. Sono tante le cose che non sono state fatte, che vanno rilanciate, e l'anno prossimo è un anno molto importante, perché ricordiamoci c'è un importante appuntamento elettorale, che appunto sono le amministrative regionali, e quindi chiederemo al futuro presidente della regione, ai futuri candidati alla regione, delle certezze, delle garanzie sul fronte dell'ambiente, a partire sicuramente dal risanamento dell'Ilva. Questo era l'autorevole contributo del Presidente di Lega Ambiente regionale, Francesco Tarantini, a proposito proprio dell'ambiente, il tema di questa puntata. Ritorniamo in diretta e vi invito, ecco, anche da casa a collaborare, intervenire per porre domande ai nostri ospiti in studio. Dottor Misceo, si può parlare di emergenza ambiente nel nostro territorio? Non vorrei usare, diciamo, dei toni allarmistici, però, o allarmanti, insomma, per la gente, però consideriamo anche che gli strumenti che abbiamo per combattere il fenomeno sono davvero esigui. Come giustamente diceva Francesco Tarantini, qui abbiamo una legislazione che praticamente non ci consente di lottare armati, ecco, nei confronti del fenomeno dei rifiuti. Se consideriamo che la lotta ai rifiuti si fa su vari livelli, almeno vi parlo della nostra esperienza, la lotta all'abbandono, che è, diciamo, quello è il momento più spicciolo, se vogliamo, no? Cioè quello che anche, insomma, il più evidente, quello che spesso noi utilizziamo per istruire i nostri ragazzi a dire quello che non bisogna fare, anche il semplice buttare la carta per terra o lasciare il frigorifero per strada o il divano o l'immondizia comune. È lì un'attività di lotta all'abbandono dei rifiuti che noi comunque facciamo con dei nostri reparti. Nel frattempo stiamo vedendo proprio delle immagini riferite alla vostra attività. Noi abbiamo un tipo di attività che si chiama Volante Verde, che è proprio finalizzata a combattere l'abbandono spicciolo, ma consideriamo che anche quando riusciamo a individuare, no, in fragranza il soggetto che abbandona i rifiuti, ma la reazione che l'ordinamento ci consente di avere è una mera sanzione amministrativa, a meno che non si tratti, insomma, di una piccola azienda, di una piccola impresa, ma parliamo sempre di contravvenzioni. Quando si alza il tiro, si parla e si arriva a parlare di gestione di discariche abusive, anche lì l'apparato sanzionatorio penale è di rango meramente contravvenzionale. Allora, dobbiamo salire ancora di più di livello, e che è quello a cui faceva riferimento Francesco. Allora, l'abbruciamento del rifiuto abbandonato, c'è uno strumento che da ultimo è arrivato in soccorso da parte del legislatore, che è l'articolo 256 bis del testo unico ambientale, che prevede la reclusione, e quindi già, diciamo, è un qualcosa in più. Per poi arrivare alle attività di traffico organizzato, quindi l'articolo 260 del testo unico ambientale, che è la nostra normativa di riferimento, che alla fine sono gli unici strumenti che ci permettono di combattere il fenomeno, ma sono strumenti che possiamo utilizzare dopo che abbiamo posto in essere una complessa attività investigativa. Quindi, e comunque si tratta di criticità settoriali, ma una vera e propria normativa che sia collocata nell'ambito del codice penale come proprio titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, purtroppo ancora nel nostro sistema non c'è. Perché poi non è che ci sono soltanto i rifiuti, certo. C'è il problema del paesaggio, c'è il problema dell'edilizia. Allora, se noi consideriamo quanto è importante, no, lo spaccato delle criticità che riguarda le violazioni paesaggistiche, laddove abbiamo un decreto legislativo che è il 42 del 2004, che ha ridisegnato, diciamo, in maniera anche abbastanza organica la materia, ma che soffre anche lì di un apparato sanzionatorio che solo in alcuni casi riesce a essere incisivo, soltanto in alcuni casi, cioè di violazioni paesaggistiche proprio eclatanti.
Se pensiamo poi agli abusi edilizi, dove praticamente il testo unico dell'edilizia, molto completo sotto l'aspetto, diciamo, della parte normativa principale, ma anche qui manca di una efficacia sanzionatoria. E per cui, volendo proprio setacciare l'ordinamento, dobbiamo arrivare, sempre in materia di reati ambientali, all'incendio boschivo. L'incendio boschivo gode di uno strumento sanzionatorio importante, ma dimostrare l'incendio boschivo, soprattutto cogliere in flagranza di reato l'incendiario, è abbastanza complesso. Incendio boschivo, ecco, parliamo di incendi boschivi, ogni estate un vero e proprio bollettino di guerra. Dobbiamo essere precisi su questo. L'ultimo bollettino di guerra per quanto riguarda la provincia di Bari, e io insomma considero anche Barletta, la provincia di Barletta, almeno fino all'Ofanto, sì. L'ultimo bollettino di guerra per fortuna l'abbiamo avuto nel 2012 con una tragica estate dove abbiamo perso mille ettari di bosco e di un bosco prezioso qual è il bosco di Difesa Grande di Gravina. Per fortuna il 2013 e il 2014 ci hanno dato un po' di tregua, nel senso che abbiamo avuto in pratica un indice di incendi boschivi quasi pari a, insomma, quasi a zero. Però ecco, la mia riflessione era proprio incentrata su questo, nel far capire come sia importante che il legislatore metta mano al codice penale, nel senso che introduca nel codice penale una normativa a tutela dell'ambiente che sia organica, che sia completa, perché il nostro lavoro, che tra l'altro è anche molto complesso, molte volte si infrange di fronte poi a ipotesi sanzionatorie che sono davvero minimali. Minimali. D'altra parte, ecco, i reati ambientali sono sempre più diffusi nel nostro territorio. Io ho estrapolato alcune proprie delle operazioni che ha condotto il Corpo Forestale dello Stato sul nostro territorio. Leggo per esempio, ecco, Spinazzola, tonnellate di rifiuti interrati in una ex cava, si riferiva a Grottelline, in località Grottelline, furono, ecco, trovate veramente tonnellate di rifiuti che erano state interrate, e questa operazione, so che ci sono ancora indagini in corso, sì, esattamente. Il Corpo Forestale fu delegato dalla DDA di Bari. Ancora una cava sequestrata a Gravina di Puglia, e parliamo sempre di cave utilizzate come ricettacolo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Spinazzola, ovviamente, poi si scelgono sempre queste località. Parliamo del Nord Barese, perché poi abbiamo altre attività in corso che riguardano il traffico internazionale anche di rifiuti. Ecco, indubbiamente. Dicevo, fu trovato non molto tempo fa un cimitero di animali a Spinazzola. Dicevo, questo fatto che vengono preferite da questi incivili di turno zone dell'entroterra. Quasi sempre, ecco, vedo comunque zone che sono solitamente cave, vengono utilizzate cave, boschi per... Perché se pensiamo a quanto è sterminata l'area interna, l'area rurale interna, e quindi a quanto sia facile poter occultare i rifiuti, potersi recare, insomma, in queste località per compiere il misfatto, appunto, giusto per essere in tema col titolo della trasmissione, si spiega il motivo per cui, insomma, queste località sono spesso oggetto. Però non dobbiamo soltanto pensare che sia un fenomeno, come dire, interno, perché abbiamo situazioni sulle quali stiamo indagando, che riguardano anche per esempio la città di Bari, no? In piena città, dove sono stati rinvenuti e stiamo rinvenendo situazioni di rifiuti interrati, oppure aree agricole, no? Dove sotto la coltre di coltura che viene si nascondono dei rifiuti, o addirittura delle pareti di lame che sono state praticamente utilizzate per interrare, che adesso, insomma, stiamo cercando di riportare alla luce. Voglio dire questo, attenzione, la nostra attività non può essere assolutamente considerata esaustiva, no, certo. del fenomeno.
Giusto per darvi anche qualche informazione in merito, il Corpo Forestale dello Stato dipende direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stato istituito nel 1822, è un corpo di polizia ad ordinamento Civile. civile ed è organizzata proprio per tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico. E combatte ovviamente tutti i reati in materia ambientale e agroalimentare. Abbiamo già una telefonata che ci è arrivata in redazione. Pronto? 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 Pino Forse non è Cucci dalla ancora. Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, pronto? Ecco, probabilmente abbiamo un collega in diretta. Pronto? Sì, buongiorno, Pino Sì, Cucci dalla ciao Gazzetta del Pino, ecco Mezzogiorno. Pino Curci è il vice caposervizio della redazione di Barletta della Gazzetta del Mezzogiorno, un luminare, noi lo consideriamo tale per quanto riguarda l'ambiente, ma soprattutto ecco, per quanto riguarda l'Ofanto. L'Ofanto è sicuramente il maggiore fiume della regione Puglia, ma l'Ofanto non sta attraversando un bel periodo, vero Pino? Sì, certamente, noi sappiamo che in questi ultimi tempi il problema del dissesto idrogeologico è diventato uno dei problemi principali della nostra nazione. Purtroppo i disastri, le tragedie che si stanno registrando in continuazione hanno drammaticamente portato d'attualità questo tema. Ecco, il fiume Ofanto è un bacino idrografico di 2.700 km quadrati e rappresenta È una vera e lungo propria. circa 170 chilometri, attraversa tre regioni. Sì, parte dall'Irpinia, precisamente da una località che si chiama Torella dei Lombardi, vicino Nusco, per intenderci nell'Avellinese, siamo proprio nel cuore dell'Irpinia, poi attraversa Basilicata e Puglia, sfocia fra Barletta e Margherita. Ecco, 2.700 km quadrati con enormi problemi ambientali, ma soprattutto i problemi secondo me più rilevanti li abbiamo verso la foce, dove l'argine è stato più volte manomesso, in alcuni tratti letteralmente sfondato, e se dovesse arrivare una bomba d'acqua come quelle che sono arrivate in Liguria, in Toscana, in Calabria, in Sicilia negli ultimi anni, noi non sappiamo cosa potrebbe succedere. Cioè, il problema è proprio l'incolumità di chi vicino al fiume ci vive. Per fortuna la maggior parte dei centri abitati è lontana dal fiume e quindi dalla portata di eventuali piene disastrose, però non oso immaginare cosa potrebbe succedere Forse Barletta è all'agricoltore. il centro abitato più vicino, giusto? Sì, ma è fuori dalla per fortuna è fuori dalla portata di eventuali piene disastrose, perché Barletta comunque si trova in alto rispetto alla foce del fiume. Però non so cosa potrebbe succedere, per esempio, nella zona di Margherita o nelle zone circostanti dove esistono numerose aziende agricole, anche con degli immobili, insomma. Cioè, il problema è che è stato sfondato l'argine, l'argine è stato manomesso e se arriva una piena di portata eccezionale, non sappiamo cosa potrebbe comportare. Speriamo che non succeda mai, perché non è che siamo lì ad auspicare che succeda, insomma. Però Ecco. il fatto che sia stato manomesso l'argine è uno dei problemi più grossi, perché poi all'interno di queste aperture, di questi varchi, ci sono entrati coloro che hanno scaricato rifiuti, che scaricano ogni E sorta di. infatti, noi stavamo parlando proprio con il dottor Misceo, con la dottoressa Flore del Corpo Forestale dello Stato, proprio di reati ambientali. Molto spesso, ecco, si può fare tanta prevenzione, repressione, ma poi mancano anche le leggi, insomma, la certezza della pena poi per chi viene beccato poi non esiste. Ma secondo me più della certezza della pena, che è un aspetto molto importante, che spetta alle forze dell'ordine e poi alla magistratura, diciamo, svolgere questo compito, secondo me è importantissima la funzione degli educatori, cioè qui ci sono degli E studenti in infatti noi studio, abbiamo in studio proprio, ecco, degli studenti di Barletta, tra l'altro. in maniera tale che in futuro certi problemi, diciamo, non si registrino più. Ma ancora più importante, secondo me, è il ruolo di quegli enti che dovrebbero ripristinare lo stato dei luoghi. Un esempio per tutti: il parco E dell'Ofanto, il infatti, parco regionale, esiste solo sulla carta. dal 2007, giusto? Sì, esiste solo sulla carta, e non cioè di fatto non esiste.
oppure gli enti che sovrintendono al, diciamo, al territorio che rientra nel fiume, cioè potrebbero intervenire per ripristinare gli argini, per ripristinare l'ambiente e per evitare che si ripetano certi fenomeni, perché l'ho detto, a rischio l'incolumità delle persone credo che sia il bene più importante e dobbiamo ribadirlo. Con la prevenzione dei reati ambientali si tutela la salute e l'incolumità delle persone, oltre che il paesaggio e tutto il resto, insomma. Ecco, io chiedo agli ospiti in studio se volete porre delle domande al collega Pino Curci, se ci sono delle domande, visto che insomma siete... Ah, c'è uno studente? Sì. Prego. In che modo... cioè intervenite sulla stabilità della natura? Ah, questo eventualmente lo chiediamo poi al comandante Miscio del Corpo Forestale. No, relativamente all'Ofanto. Professoressa, se... Noi come scuola da sempre abbiamo molta sensibilità ai problemi ambientali, sia didatticamente che per la natura del nostro istituto, che è un istituto professionale. Quindi certo. Ci collochiamo tra la produzione e il consumo e... Il modulo per l'ambiente è tra i moduli più affrontati in maniera trasversale in tutte le discipline. La tutela del territorio... Che significa anche, ecco, il fiume Ofanto vi appartiene come... Ci appartiene, ecco. E naturalmente noi da quest'anno che studiamo geografia, perché è entrato nel curriculum in quanto non apparteneva purtroppo per noi, ma... Abbiamo attraverso i nostri settori sensibilizzato anche facendo delle sfilate di moda in località che mostravano lo scempio di cui faceva riferimento Pino Curci sì. Nella sua telefonata. E per questo poi ci siamo trovati anche ad operare in varie attività, come per esempio tenere il molo pulito, l'attività di pulire le aree, proprio i nostri studenti hanno partecipato a iniziative Puliamo il Mondo e quindi abbiamo anche pulito il territorio alla foce dell'Ofanto, cioè quindi come conoscenza del territorio e cercare di riportarlo alle origini, insomma, della bellezza del paesaggio. Ecco, Pino, condividi, occorre certo, fare... Certo, ci sono altre azioni. Repressione, scusa. Sì. Che prego. Si possono fare, indubbiamente. Perché naturalmente l'azione nostra è quella di prevenzione e di educazione alla legalità e quindi all'ambiente, che è cosa che noi svolgiamo con molta cura e attenzione. Condividi, ecco, occorre sì reprimere i reati ambientali, ma bisogna anche organizzare una vera e propria prevenzione partendo soprattutto dalle scuole. Certo, però purtroppo c'è da dire che in effetti la professoressa Piumeo con i suoi studenti avrà visto alla foce del fiume Ofanto che cosa porta il fiume, cioè perché lunghi 170 chilometri del corso ci scaricano dentro di tutto e questo è un grosso problema, perché in effetti io capisco anche l'impegno del Corpo Forestale, che secondo me si impegna a fondo, scusate la ripetizione, per cercare di arginare i reati, però non è che ci può stare, come si dice spesso per altri versi, un agente del Corpo Forestale per ogni 100 metri del fiume. Qui c'entra proprio l'educazione, la sensibilizzazione dei cittadini, che non devono vedere il fiume come una discarica a cielo aperto, bensì come una risorsa ambientale dove svolgere certe attività. Cioè, purtroppo, oltre al problema dei rifiuti, ci sono tanti altri problemi, per esempio l'erosione della costa fra Barletta e Margherita. Il fiume, la linea di costa nei pressi della foce del fiume è arretrata di centinaia di metri e non sappiamo questa dinamica quando si fermerà e dove certo. Si fermerà, è un altro grosso problema. Per questo dico, i cittadini, gli studenti, gli insegnanti possono fare la loro parte e la devono fare, perché altrimenti è la fine. Però gli enti che sovrintendono al fiume, al territorio che rientra nel bacino regale del fiume e che sovrintendono anche all'amministrazione della linea della costa e tutto il resto, devono fare la loro parte, perché non è possibile che viviamo in un territorio che ha delle grandissime potenzialità anche economiche, però poi una persona che arriva dalle nostre parti si ritrova il territorio in queste condizioni, insomma.
Ecco Pino, condivido pienamente quello che tu dici, tra l'altro ecco c'è anche il dottor Misceo che forse vuole... Sì, volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva Pino Curci che saluto intanto, c'è ancora un problema forse non più grave, però che ha una sua rilevanza formale, cioè nell'attività che stiamo facendo, tra l'altro che abbiamo proprio intrapreso da qualche tempo sull'Ofanto, l'ennesima attività che abbiamo intrapreso sull'Ofanto, però stavolta cercheremo di essere più mirati perché ci sono delle situazioni davvero gravi da arginare subito, ma uno dei problemi che stiamo affrontando, sembrerà strano dirlo, è quello di ricostruire il regime petitorio della proprietà, cioè del suolo, che al di là del fatto che dovrebbe essere scontatamente pubblica, perché voglio dire c'è un codice civile che certo. Abbiamo imparato l'università e che ci dice che insomma determinate porzioni del territorio non possono che essere pubbliche, stiamo riscontrando invece una situazione che si è radicata appunto nel tempo di vera e propria privatizzazione di fatto della parte scontatamente secondo me pubblicistica del fiume, del reticolo fluviale, e quindi per non parlare poi in disparte ogni considerazione sul fatto che lei prima ha parlato di una di un fiume lungo, ma io direi anche di più, di una lunga distesa di oliveti, di vigneti, che praticamente sono lo capiscono questo benissimo anche i ragazzi, formano un ostacolo, no, al regolare deflusso delle acque. Deflusso delle acque, indubbiamente. Pino, ti ringraziamo, ti lasciamo al lavoro di redazione. Grazie a voi. E ci sentiamo presto, ciao, grazie. Va bene, grazie a voi, buona giornata. Ecco, era Pino Curci della Gazzetta del Mezzogiorno, redazione di Barletta. Nel frattempo sono arrivate già alcune domande, ecco c'è Paola da Canosa che ci chiedeva appunto, che era una riflessione, l'Ofanto, lei diceva, ci scriveva tramite WhatsApp, oramai un fiume morto, inquinato, ecco siamo i soliti cittadini incivili, ovviamente tutto è addebitabile proprio all'inciviltà della gente. Marco da Bari chiede invece più controlli nelle ore notturne, oramai le nostre campagne sono diventate delle discariche, e qui torna in ballo ecco il discorso rifiuti. Ragazzi, voi avete delle domande, avete preparato sicuramente delle domande ai nostri ospiti, prego. Ok, volevamo chiedere una domanda, visto che stiamo arrivando al periodo natalizio, e volevamo chiedere. Aumenta ovviamente la vendita di abeti per il Natale. Durante la vendita ci sono determinate caratteristiche che l'abete deve avere o una descrizione? O... Allora, ci sono delle domande per i preparativi di Natale. Per i preparativi di Natale. Però è una domanda che diciamo apprezzo molto perché significa che questi ragazzi non sono passivi rispetto a quello che succede intorno a loro. Perché loro giustamente si chiedono. Che quando si fanno questa domanda, cioè quando io vado ad acquistare un esemplare di abete, mi devo preoccupare di capire questo abete da dove viene? Allora, questo si chiama filiera. Così come conoscere la filiera di un prodotto, così come quando andiamo a comprare del cibo, no? Dobbiamo, il commerciante, chi ce lo vende, ha il dovere di spiegarci da dove viene quel prodotto, così come quando acquistiamo un esemplare, per esempio un cane, c'è tutta una disciplina che riguarda la presenza della tracciabilità, così è per gli alberi di Natale. Per cui innanzitutto occorrono delle dimensioni che non siano dimensioni praticamente né estreme e né minime, ma soprattutto occorre che il commerciante, no, ci spieghi quell'albero da dove viene, perché spesso potrebbe accadere che quell'albero è di provenienza furtiva. E quindi chi va a comprare un prodotto praticamente rubato concorre in un reato anch'esso, che può essere un reato diciamo di ricettazione, di riciclaggio, come poi a seconda delle sfumature, questo è un altro ambito. Per cui la prima cosa che dovete fare è chiedere da dove viene l'albero, se volete dare una mano a combattere questi fenomeni. Qualche altra domanda? Se vorrei chiedere una cosa, in che modo intervenite sulla stabilità della natura? Allora, innanzitutto noi abbiamo un santo che si chiama San Giovanni Gualberto. Noi ci affidiamo a questo santo ogni giorno, perché praticamente è lui che ci dà la forza di affrontare tanti rischi
con risorse che sono davvero esigue. Noi abbiamo un organico che è davvero sottodimensionato rispetto a tutto quello che dobbiamo fare, perché poi la natura è tutto l'ambiente che ci circonda, è tutto il paesaggio, e quindi si va il corpo forestale opera nelle città, nelle foreste, perché non è più il corpo forestale classico che si occupava di boschi di foreste, della gestione di boschi di foreste. La normativa è cambiata, noi siamo una polizia, quindi è una polizia ambientale, ma non una polizia ambientale forestale e basta, una polizia ambientale e forestale, quindi significa che il nostro raggio d'azione è l'ambiente a 360 gradi. Quindi il suolo, i fiumi, i laghi, le città, le campagne e anche il mare, come insomma è capitato anche di doverci occupare con l'inchiesta che abbiamo fatto 2 anni fa sul porto di Molfetta. E, per cui, voglio dire, la nostra è un'attività a 360 gradi. Tu dici, come fate voi a tutelare tutto questo? E infatti non ci riusciamo, nel senso che non possiamo far fronte a tutte le criticità, dobbiamo cercare di fare il massimo possibile rispetto a quelle che sono le energie che abbiamo. Innanzitutto dobbiamo conoscere il territorio. Allora, un forestale, un agente del Corpo Forestale dello Stato, deve conoscere il territorio, deve sapere cos'è una lama, deve sapere cos'è una murgia, deve sapere cos'è una città, nel senso che deve conoscere il piano regolatore della città, deve conoscere il piano urbanistico, deve sostanzialmente conoscere la normativa sui fiumi, sui laghi, sull'inquinamento, sul paesaggio, e deve sapere applicare questa normativa al territorio che lo circonda. Cioè deve capire in sostanza lui dove si trova e deve saper leggere il suo territorio e deve saper riconoscere le criticità. E dopo che ha letto il territorio e ha riconosciuto le criticità, cioè i problemi che insistono su questo territorio, deve poi sapere quali sono le norme che si applicano a quelle criticità, a quei problemi. E poi soprattutto deve saper affrontare poi queste criticità, saper applicare le norme, saper tradurre il tutto in, anche quando è necessario, notizie di reato, e questo è il nostro modo di, diciamo, di contribuire alla difesa della natura. Ecco, queste erano le domande degli studenti, ma voglio anche spiegarvi il perché quest'oggi sono presenti gli studenti dell'IPSIA Archimede di Barletta. Loro hanno partecipato ad un'iniziativa che si chiama Green Game, un'iniziativa, e sono tra l'altro risultati vincitori di questo gioco, chiamiamolo così, ecco, un gioco sul riciclo. Chi di voi vuole spiegarmi, ma forse è meglio che inizi la professoressa? Praticamente, proprio per questa attenzione, in linea con quanto diceva Pino Curci, la scuola da sempre ha risposto alla cura dell'ambiente, contribuito come cittadino, anche perché come istituto professionale loro si trovano al centro di questo discorso. E' pervenuta una circolare all'inizio dell'anno che ci invitava a partecipare a una sfida che coinvolge tutte le scuole, hanno risposto circa 100 scuole della Regione Puglia, tra le quali anche la nostra, e c'è stata una gara sui rifiuti organizzata dalla Peak Time. Esatto. Peak Time è l'agenzia che ha curato su suggerimento promosso dal Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia. Consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi. E quindi si è trattata di una vera e propria sfida attraverso delle modalità, delle strategie didattiche più avvincenti. In effetti i ragazzi si sono entusiasmati, perché a volte parlare a scuola di queste tematiche non è molto semplice e sono lontane, anche con le visite che noi facciamo spesso nei luoghi del disastro a volte, o delle bellezze laddove sono riservate queste bellezze, li invitiamo appunto a riflettere e a mantenere l'ambiente sano e pulito. E con questa gara, in ogni caso, il discorso è stato orientato verso la legalità. Esattamente. La legalità è il nostro contributo minimo con le buone pratiche della differenziata. Cioè, della incentivare raccolta, le nuove generazioni sulla raccolta differenziata. Alla raccolta differenziata. Se ne parlava prima, ecco. Di quiz che loro si sono praticamente... Si sono cimentati e hanno
vinto due nostre classi, la prima e la seconda. Anche è un tour era rivolto... che è partito da Bari? Sì, che... è partito da Bari, poi si è un po' diramato verso il sud barese, poi è risalito verso il nord barese per giungere poi nella nostra provincia, e adesso le ultime scuole sono quelle della provincia di Foggia. E il 16 dicembre saremo tutti a Fasano per la finalissima. Per la finalissima. Speriamo di aggiudicarci. In bocca al lupo a Lipsia, certo, Archimede di Barletta. Voi siete stati proprio i protagonisti. Come avete vissuto questa esperienza? È stata un'esperienza diversa, chiamiamola così, perché nelle scuole di solito l'educazione è il professore che spiega agli alunni, mentre è stata strutturata come un gioco, in questo caso un gioco a quiz, nel quale sì, è vero, chi sbagliava, ok, perdeva, però nel momento in cui l'alunno sbagliava c'era la correzione da parte del conduttore o di chi era, quindi è un'educazione, cioè uno impara quando sbaglia, non è che sbaglia e ha perso. Lì, sì. Io ecco, voglio presentare i ragazzi perché li stiamo ascoltando, Giuseppe, Michele, Gabriele, Francesco, della seconda OC e della prima OD dell'istituto Ipsia di Archimede di Barletta. Torniamo al Corpo Forestale dello Stato, sono anche loro i protagonisti sia nel bene che nella repressione, sia male, soprattutto nella prevenzione. Tra i diversi compiti del Corpo Forestale dello Stato c'è quello di polizia venatoria, contro il bracconaggio, contro anche il maltrattamento degli animali. E a tal riguardo, ecco, passo il microfono subito alla dottoressa Flore per quanto riguarda il maltrattamento degli animali, un altro fenomeno sempre più diffuso e che evidenzia molto spesso l'inciviltà di noi esseri viventi. Certo. Quello sul maltrattamento degli animali è un settore che ci vede impegnati in prima persona e in cui la legge ci assegna un ruolo assolutamente prioritario, nel senso che non c'è un esonero delle altre forze dell'ordine dall'intervenire, ma rivestiamo una competenza operativa prioritaria in questo settore. Quello che prima dicevamo rispetto agli illeciti ambientali, che sono prettamente degli illeciti contravvenzionali, devo dire che è stato superato nel campo dei reati contro gli animali, perché il legislatore nel 2004 ha inserito dei veri e propri delitti, quindi dei reati puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni. Sì, sono delle ipotesi, delle fattispecie criminose inserite nel codice penale. E quindi da questo punto di vista abbiamo uno strumento in più per poter intervenire. Addirittura sono allo studio delle proposte di inserire nella nostra carta costituzionale la tutela giuridica degli animali come principio fondamentale, come già avvenuto in paesi come la Germania e l'Austria. Questi reati sono, quindi la svolta, dicevo, si è avuta nel 2004, perché mentre prima il maltrattamento era punito come contravvenzione ed era punito come fatto che offendeva non l'animale in sé, ma addirittura la morale della persona che assisteva all'episodio del maltrattamento, invece nel 2004 vengono inseriti questi delitti come fatti offensivi dell'animale in sé, quindi per la prima volta l'animale viene considerato come soggetto di diritti. Diritto ad una vita e ad una morte dignitosa, diritto ad essere detenuto in condizioni compatibili con le sue caratteristiche, con la sua natura. Quindi il maltrattamento visto non soltanto come lesione fisica dell'animale, ma anche lesione alla sua integrità psicofisica, ad esempio. Sono stati riconosciuti come fattispecie di maltrattamento, ad esempio detenere animali in condizioni igienico-sanitarie precarie, in condizioni di isolamento, al buio, oppure legati a catene molto corte che impediscono quindi i normali movimenti dell'animale, o la privazione di cibo, di acqua da parte del proprietario dell'animale. Tra l'altro, ecco, voi osservate e controllate anche l'applicazione della Convenzione di Washington, che ricordiamo tutela le specie di fauna e flora in via di estinzione, e purtroppo molto spesso assistiamo a casi di animali rari che vengono tenuti in condizioni precarie nelle nostre abitazioni. Certo, e in quel caso c'è anche, oltre alle sanzioni legate appunto alla Convenzione CITES, c'è anche il maltrattamento, è contestabile anche il maltrattamento. Ragazzi, è significativo che per
per quanto riguarda le specie protette da questa convenzione internazionale di Washington chiamata CITES, questa convenzione è degli anni 70, quindi la sensibilità internazionale nei confronti di certe specie quindi risale a circa 30 anni fa. E noi abbiamo solo recentemente, come diceva la collega, introdotto nel nostro codice penale una normativa che a tutela degli animali. E questo la dice tutta su come sostanzialmente in Italia, insomma, ci si sia svegliati un po' tardi. E poi volevo dire un'altra cosa a proposito del rapporto con le scuole. Noi facciamo un'attività di formazione di educazione ambientale a richiesta, abbiamo personalmente contattato il provveditorato per mettere a disposizione, anziché su singole iniziative dei singoli insegnanti, proprio in maniera più organica, più ampia, la nostra esperienza. Per cui quando insomma, noi siamo a disposizione per questo, perché credo che sia fondamentale lavorare sui ragazzi, perché dagli adulti ormai se ne ricava poco. Infatti sono più tra l'altro attenti. È proprio anche il monito del vostro comandante, l'ingegner Patrone, del comandante generale, insomma, del Corpo Forestale dello Stato, entrare nelle scuole e soprattutto assicurare la vostra presenza più capillare sul territorio. Non a caso, ecco, si stanno per aprire o si sono già aperti altri vostri distaccamenti. È in itinere l'apertura almeno di un altro comando stazione. Non è facile in questo periodo, perché questo è un periodo che, come tutti sanno, sicuramente la politica tende a ridurre. E noi siamo già ridotti, quindi cioè è difficile ridurci ulteriormente. Dove appunto ci sono delle zone, insomma, dove purtroppo riusciamo a coprire con dei movimenti eccessivi, con delle movimentazioni eccessive, per cui stiamo tentando, ecco, di aprire almeno un altro comando stazione, sarebbero i nostri uffici territoriali, proprio per cercare, ecco, di meglio sovrintendere alla zona del Nord Barese BAT. Perfetto. Ragazzi, avete qualche domanda da rivolgere? Sì. Volevo chiedere, parlando prima di alberi, esistono degli alberi definiti monumentali. Perché quando questi alberi vengono definiti monumentali? Allora, in questo momento si parla di alberi monumentali soprattutto con riferimento agli ulivi. Ecco, chiedo scusa comandante, noi proprio qualche puntata fa, affrontammo il problema dei furti nelle campagne, sì, e soprattutto delle olive. Ecco, e in quella circostanza parlammo anche del fenomeno dei furti di questi alberi secolari, sì, dei nostri ulivi, che vengono estirpati dalla nostra Puglia e trasferiti soprattutto, sì, al nord per abbellire ville e quant'altro. Questo è un fenomeno purtroppo molto diffuso. Prego, comandante. Sì. Ecco. Sì, fenomeno è in lieve regressione, e questo, diciamo, può essere confortante. Anche qui, normativa regionale per quanto riguarda gli ulivi. Ci sono degli ulivi che, se appartengono a determinate categorie di alberi, che hanno delle determinate dimensioni che sono riferite al diametro, e quindi nella normativa proprio è specificata quella che è la dimensione, allora devono considerarsi in quel caso monumentali, però occorre che rispetto all'essere monumentale ci sia stata proprio una declaratoria, quindi occorre che l'albero appartenga appunto a questa categoria. Questo che cosa significa? Quando ci chiama il cittadino che ci dice stanno tagliando un albero monumentale, cioè non è scontato che sia monumentale, perché per essere monumentale deve rispettare questi parametri, cioè queste misure particolari, e poi deve essere inserito praticamente in questa categoria. Questo per quanto riguarda gli ulivi. Per quanto riguarda gli alberi monumentali gli alberi monumentali in generale, è in itinere praticamente la definizione di una disciplina normativa che è di rango nazionale, poi che va a cascata alle regioni, per cui ancora, diciamo, siamo in questa fase qui. Nel frattempo stanno arrivando anche altre segnalazioni, ma anche altri commenti. C'è per esempio Michela da Taranto che ci dice: la nostra regione è oramai inquinata,
Ovviamente da Taranto stanno vivendo il caso Ilva, è un caso particolare, aria inquinata, ambiente agroalimentare, rifiuti, che fine faremo, si chiede, è una bella domanda, che fine faremo? Se l'ambiente, se queste sono le premesse, che fine faremo tra 10-20 anni? Comandante, secondo lei? Ecco, si parlava anche di normative, di incentivare e di rendere forse le normative più... Allora, io credo che tanto se ne parla di ambiente, tanta gente purtroppo muore di malattie che sono evidentemente generate, no, da certe situazioni territoriali. Perché non si spiega come mai in certe zone che sono apparentemente come dire, bucoliche, in realtà certo. Poi abbiamo degli indici di mortalità elevatissimi. E quindi questo significa che non ci dobbiamo fermare, io voglio solo ricordare l'impegno dei nostri colleghi di Napoli che stanno facendo una battaglia, la cosiddetta terra dei fuochi, che terra dei fuochi. Noi sappiamo con quanta difficoltà stanno lavorando, con quanto rischio. E, però ecco, mentre lì il fenomeno è molto visibile, perché tra l'altro insomma, purtroppo basta farsi una passeggiata nelle periferie di quelle zone lì dove il fenomeno è di immediata percezione, da noi purtroppo spesso quasi non si vede, ma esiste. E niente, l'educazione, ripeto, sui ragazzi, e questa è la prima cosa per, diciamo, questo per il futuro, ma quello che dobbiamo fare adesso è non fermarci mai, assolutamente, perché tutto quello che possiamo fare va fatto, ma va fatto proprio con urgenza, con decisione. Questo per quanto riguarda anche il problema dell'alimentazione, che è un altro problema che è strettamente collegato a quello dell'ambiente. Ecco, l'agroalimentare è un altro settore sul quale voi siete in prima fila. Siamo le ultime operazioni che avete concluso con il sequestro di prodotti agroalimentari, ne è una conferma. Quello è lo spaccato più evidente, quello che proprio colpisce il prodotto da magazzino, insomma. E, in realtà queste nostre attività sottendono indagini più complesse che chiaramente sono appunto oggetto di sono in corso e che riguardano poi le contraffazioni, le adulterazioni, quindi sostanzialmente l'individuazione, no, di quei fenomeni che danneggiano davvero la salute. Una per tutte, il problema dell'olio. Quest'anno è un'annata davvero difficile, per cui i trabocchetti, le insidie sono davvero dietro l'angolo. E su questo aspetto, ecco, stiamo premendo parecchio delle nostre energie per cercare, ecco, di individuare quelle situazioni di contraffazione che sono situazioni pericolose anche per la salute umana, al di là della tutela del marchio Made in Italy, che comunque è anche uno degli obiettivi che abbiamo. Assicurare anche un futuro alla nostra agricoltura, all'agricoltura di qualità della nostra Puglia. Questo è il problema più grave, cioè rischiamo ecco, di dilapidare, no, un patrimonio anche di immagine, soprattutto di immagine, per speculazioni e per situazioni che... Però anche qui sta alla gente, ecco, alla sensibilità e all'intelligenza anche delle persone. Credo, insomma, di aver lanciato un messaggio in questo senso, di non farsi abbagliare da facili acquisti, molte volte. Ecco, leggo sulla Gazzetta di oggi, per quanto riguarda la situazione dei depuratori, 7 indagati per il depuratore malfunzionante di Tranisi, in questo caso, sversava in mare acque inquinanti. Il depuratore di Biceglie, chiedo scusa. Anche questo è un fenomeno purtroppo molto diffuso. Vengono sversati nel mare, un'altra nostra ricchezza, oltre al fiume Ovanto, ma anche abbiamo un mare nella nostra Puglia che viene sempre più spesso diventa ricettacolo di rifiuti e anche di sostanze inquinanti. Qui c'è una doppia sfaccettatura del problema. Da un lato le situazioni e le criticità connesse al malfunzionamento delle condotte. Dall'altro lato, però, c'è anche il fenomeno di chi danneggia proprio le condotte sversando nell'acquedotto, quindi sversando in fogna praticamente i reflui delle lavorazioni, che siano olio, che siano caseifici. Certe volte si vedono galleggiare le mozzarelle nelle tubature dell'acquedotto, che arrivano al depuratore e vanno a danneggiare l'impianto.
ci sono anche situazioni invece di malfunzionamento, quindi è anche lì un fenomeno complesso su cui purtroppo siamo impegnati anche. Per cui noi quando facciamo le visite nei caseifici e nei frantoi sono visite dirette oltre che al controllo della produzione anche a verificare il corretto smaltimento delle acque. Professoressa, vuole aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto? No, io diciamo, per me è stata una bellissima giornata di lezione per i ragazzi, anche per me per molte cose che non conoscevo, quindi dell'intervento di questo corpo forestale e anche sapere che la disponibilità a venire nelle scuole, che sarà questo importante questa apertura. Importantissima questa apertura, perché le circolari a volte arrivano, magari noi le leggiamo solitamente con molta attenzione proprio perché siamo interessati, però può sfuggire, quindi questo invito sarà sicuramente colto e avrà un felice proseguimento, perché naturalmente nell'opera di restrizione che purtroppo coinvolge anche la scuola, non è che coinvolge, è appunto nell'opera di restrizione che c'è, quindi no, assolutamente gratis sicuramente sarà tolta questa attenzione. Quando è gratis, va bene. Ecco, c'è un ragazzo che vuole forse porre l'ultima domanda. Sì, riferendo al maltrattamento degli animali. Anno per quindi anno, alla dottoressa Flore. Sì, anno per anno l'aumento del tasso di abbandono per cani e animali domestici. Sì, purtroppo l'abbandono è un problema molto diffuso, in particolare nelle nostre zone, ed è un problema in aumento. La legge prevede degli obblighi precisi a carico del proprietario di un animale, chiaramente questi obblighi sono spesso disattesi. Dobbiamo considerare che il problema del randagismo appunto è legato a questo dell'abbandono e sul fenomeno del randagismo sono precisi anche gli obblighi dei comuni e dei sindaci, spesso anche i comuni sono inadempienti, ad esempio non tutti i comuni hanno ancora istituito il canile sanitario. Esattamente. Poi ci sono le criticità legate a magari privati cittadini che raccolgono questi cani vaganti, questi cani abbandonati, magari anche animati da uno spirito di solidarietà e da ottime intenzioni, e però poi quando raggiungono un numero ingente di animali non riescono più a gestirli in maniera idonea, e quindi sfociamo anche lì nell'illegalità, e quindi sfociamo in ipotesi di maltrattamento o in situazioni assolutamente discutibili dal punto di vista igienico. Dobbiamo intervenire in quei casi anche con il supporto dell'ASL, e in alcuni casi ci sono necessarie delle ordinanze di sgombero per ragioni di igiene pubblica e di sanità pubblica. Purtroppo l'abbandono comunque è punito ed è un delitto, è punito con la reclusione fino a 2 anni, quindi da questo punto di vista il legislatore... Abbandono che, così come gli incendi boschivi, soprattutto nel periodo estivo raggiungono dei picchi enormi, perché... Sì, come dicevo, sono 2 anni, abbiamo un po' di tregua. Stiamo un po' cambiando le tecniche anche di, diciamo, di prevenzione, chiamiamole così. Però anche lì voglio dire, ci fa molto l'aiuto della gente, la possibilità di avere delle segnalazioni anche da parte dei cittadini, anche riferite a segnalazioni di persone sospette, perché quando diciamo il fuoco già c'è, la segnalazione... Ecco, dottor Misceo, vogliamo ricordare un vostro numero di pubblica utilità? Il nostro numero è il 1515, che è il numero di pronto intervento, che è il numero a cui risponde la nostra centrale operativa, che è il numero di emergenza ambientale. 1515 è proprio il numero verde che bisogna fare per denunciare o per ricevere anche consigli del sì, assolutamente, assolutamente. Ma voglio dire, è molto gradito e molto apprezzata la denuncia anche in forma anonima sugli incendi, ma per qualunque cosa, per le discariche, per qualunque tipo di criticità, insomma, il cittadino può gratuitamente utilizzare questo numero. Ecco, ed è un modo questo davvero di collaborare alla tutela dell'ambiente. Indubbiamente, l'ambiente, ricordiamo, è il futuro non soltanto nostro ma anche delle future generazioni, quindi è importante tutelarlo, preservarlo e non contaminarlo. Con questo invito si chiude questa puntata di Fatti e Misfatti dedicata all'ambiente, ai reati ambientali ma soprattutto alla prevenzione del nostro ambiente. Ringrazio la dottoressa Valeria Flore del Corpo, del Corpo Forestale dello Stato, del Comando Provinciale di Bari. Grazie. Il comandante provinciale, il dottor Giovanni Misceo. Grazie a voi. La professoressa Silvana Chiumeo dell'IPSIA Archimede di Barletta. Grazie. E gli studenti che hanno partecipato, e complimenti, in bocca al lupo per la finale. Grazie. Del Green Game.
Fatti e misfatti si chiude così. Voi, ecco, come sempre potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook, sia di Fatti e misfatti che di Video Italia Puglia, o attraverso anche passalaparola.net. A me non rimane altro che ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.